come curare le nostre crisi di collera. Come curarle? Ieri abbiamo iniziato a dire che dinanzi a una collera, dinanzi a una ferita, dinanzi a un dolore, dinanzi a un fastidio che l'altro mi dà, dobbiamo saperci fermare. Non voler far subito tutto e non voler per forza vedere subito i lati buoni dell'altro. Sì, perché vedete, per amare l'altro, questo poi ci arriveremo, bisogna saper vedere i difetti che ha l'altro, altrimenti non lo amiamo. Io amo un'altra persona quando amo i difetti di quella persona, cioè lo amo così com'è. E poi al massimo nel tempo possiamo insieme limare qualcosina, perché io sono convinto che se sono tondo è difficile diventare quadro, forse aggiusto un po', ma umanamente sono fatto così. Ma questo non vuol dire che non devo vedere i miei sbagli, i miei difetti e non lasciarmi aiutare da chi semmai, semmai mi ama e mi illumina su certi difetti. Alcuni difetti li possiamo togliere, altri li possiamo raddrizzare e altri ce li portiamo fino alla fine della nostra vita. Allora, come curare le crisi di collera? Queste crisi di collera che abbiamo vanno curate con due terapie che distinguiamo. Terapia a caldo e terapia a freddo. Capiamo subito che la terapia a caldo è nell'immediato, cioè sono quegli atteggiamenti che noi dobbiamo fare nostri subito quando io vengo ferito o subito quando vengo infastidito da un'altra persona, oppure io capisco che ho infastidito l'altra persona, oppure capisco che ho ferito l'altra persona. E quindi queste due terapie, la terapia a caldo e la terapia a freddo, rientrano proprio in un tempo che è il tempo in cui io sono emotivamente coinvolto, emotivamente inquietato, che non riesco ad andare oltre la ferita, oltre il dolore, e l'altro è il tempo in cui io mi sono più, come dire, mi sono calmato, riesco ad essere più freddo nei confronti della ferita e del dolore che mi è stato procurato oppure che io ho procurato agli altri. Quindi terapia a caldo e terapia a freddo. Cos'è la terapia a caldo? Domani ci vediamo. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.